Bentornati nel mio canale. Dopo i vostri numerosi dubbi, rifaccio il video sul rinfresco del lievito madre. Allora, usciamo il lievito madre dal frigo e facciamo stemperare per almeno 2 ore. Togliamo la pellicola e la carta assorbente o la garzina, dipende da quella che usate, e togliamo la crosta in superficie. Misuriamo tutta la nostra pasta madre, visto che mi serve tutta per panificare. Prendiamo il cuore della pasta madre e visto che pesa 200 grammi, dobbiamo mettere lo stesso peso di farina. Quindi metteremo 200 grammi di farina. Io uso una farina 00 con un po' di Manitoba. Poi aggiungiamo la metà di acqua. A questo punto ne aggiungeremo 100 grammi di acqua a temperatura ambiente e impastiamo fino a formare una palla liscia e morbida. Intanto ho lavato il barattolo con acqua calda, ora prelevo un po' di impasto, questo andrà in frigo per le volte successive. Copro con carta assorbente o garzina e pellicola e poi vado a bucherellare. Il lievito deve respirare. La carta o la garzina servono ad assorbire le goccioline d'acqua che potrebbero formarsi, visto che, come ho detto prima, respira come noi. Allora, questo andrà in frigo. La parte restante mi servirà per panificare, ma devo aspettare prima il raddoppio, all'incirca 3-4 ore. Coperto con pellicola, bucherelliamo e lo mettiamo lontano da correnti. Eccolo qui, dopo 4 ore potete realizzare qualsiasi ricetta e misurarne la quantità che vi serve. Spero che sia stata chiara, se avete qualche dubbio scrivetemelo qui sotto. Ciao!